E benvenuti al Salone Viviani, sala teatrale comunale della città di Castellammare di Stabia. Un traguardo storico raggiunto perché questa città non ha mai avuto una sala teatrale comunale. Qualcuno diceva una sala teatrale comunale così piccola. Meno male che c'è. Edoardo rispose: su un marciapiede si possono recitare 200 anni di storia di teatro. C'è una stagione teatrale che a tamburo battente ogni settimana porta in scena spettacoli su questo palco. Grandi nomi del teatro di prosa, grandi nomi della musica arriveranno qui su questo palco per grosse performance, grosse esibizioni, ma questo luogo non è solamente per questi tipi di esibizioni, eventi di spettacolo, ma è anche un luogo, un polo culturale dove si fanno delle attività sociali importanti. Una tra queste è la scuola di teatro, che si fa il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19 ed è totalmente gratuita per i giovani dai 14 ai 24 anni, mentre invece nelle stesse giornate dalle 19 alle 20, e lo si fa con me, c'è il corso di teatro terapia per adulti e lo si fa sempre qui il martedì e giovedì dalle 19 alle 20. A breve avrà inizio l'incontro, nostro onore è avere qui un'autrice di fama mondiale che proprio per questo vi chiedo e vi prego ancora un applauso. Allora, care amiche e cari amici, buonasera. Vedo che veramente siete tantissimi. Non si sente? No, deve mettere. Allora, ok. Vedo che siete tantissimi. Noi abbiamo fatto del nostro meglio per aggiungere ancora altre sedie. Il nostro spazio, diciamo, è uno spazio contenuto. E perché in realtà insomma è un piccolo teatro, è una piccola bomboniera. Certamente siete qui per onorare la nostra amica, la nostra Dacia Maraini, che noi come associazione Achille Basile avemmo il piacere di ospitare già parecchi, molti anni fa al liceo scientifico, e poi è ritornata grazie all'interessamento di altre amiche qualche anno fa. Abbiamo piacere di averla di nuovo con noi, insomma, in un tour anche piuttosto faticoso. Dacia ci ha inserite in un tour che insomma viene da Nusco, va a Nola, quindi veramente insomma è stata molto cortese e gentile con noi. Diciamo che in questa iniziativa si sono associate l'associazione FIDAPA di Castellammare di Stabia, il movimento di rinascita cristiana sempre di Castellammare di Stabia, ma sono qui presenti anche le amiche di Napoli e credo ci sia anche Rita Coccorese, anche se non l'ho vista, che è la referente, sta lì, la referente regionale di rinascita cristiana. E per ultimo, vabbè, sono presenti qui poi invece come ospiti anche FIDAPA Ottaviano e altre delegazioni. Io saluto tutte perché non so adesso quanti più ospiti abbiamo esterni e non voglio saltare nessuno. Dico quelli che hanno già aderito alla nostra iniziativa, quindi per ultimo anche la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, rappresentati da Filomena Vardo, che è anche presidente FIDAPA. Io non voglio dilungarmi sulle nostre associazioni, sono piuttosto note. La mia è un'associazione culturale che fa molta attività sul territorio e credo che più o meno attraverso i social, attraverso altre iniziative, credo che tutti più o meno sapete di che cosa ci occupiamo, quindi non perderò tempo a parlarne perché voglio lasciare un attimo l'opportunità per un saluto brevissimo, velocissimo alle presidenti della FIDAPA e del Movimento di Rinascita Cristiana. E mi raccomando di essere veloci senza che ci dilunghiamo troppo, perché dobbiamo lasciare lo spazio a Dacia, che poi dovrà andare via insomma non troppo tardi. E poi invito anche le rappresentanti anche regionali dopo a fare delle domande, dopo apriremo il dibattito. Quindi do la parola un attimo a Filomena Vardo nella doppia veste della Commissione Pari Opportunità di Presidente FIDAPA.
Grazie Carmen. Buonasera, ringrazio tutti di essere qui con noi questa sera. Ringrazio le tante fidapine che sono venute anche da lontano per essere con noi e ringrazio il Liceo Classico e la professoressa la professoressa di Gatti, okay, l'associazione Achille Basile. La Giorella sta come membro dell'associazione, sì, Achille Basile. Sì, sì. E vabbè, ringraziamo tutti. E ringraziamo tutti a questo punto, anche tanti ragazzi presenti, ed è sempre molto bello. Anche dopo faremo un riferimento sul lato scolastico, dicevamo, sulle fasce giovani con la scrittrice Maraini, facendo riferimento alla cultura, ad un percorso di cultura che è importante contro la violenza. E passo la parola adesso alla rappresentante, alla presidente della di Rinascita Cristiana, Maria Esposito, eccola lì. Vieni, vieni Maria, vieni, un saluto breve, vieni. Facciamo fare direttamente. Sì, sì. La responsabile regionale è tutte e due, sì, forza, tutte entrambe, vieni Rita, vieni anche tu, dai. Da, possiamo farlo pure da sì, qui, infatti. Le scale non sono molto. Allora Maria è giovane, quindi è un po' più timida forse, parlo anche a nome suo. Io vorrei ringraziare innanzitutto Dacia, io ti chiamo così, perché tu sei una di noi, perché tu racconti le nostre storie e questo, per questo io ti ringrazio. Grazie. Solo questo, viva le donne, che dire, viva le donne. Espletata questa parte, purtroppo molto in fretta per non sottrarre tempo alla presentazione, passo il microfono ad Antonella Libardi. Come dicevamo, non era per togliere qualcosa al Liceo Classico, per amor del cielo, però è l'associazione Achille Basile, Antonella è un membro dell'associazione. No, so bene, però dicevo ci sono tanti ragazzi, sì, tanti certo. Studenti, siamo sì, contenti, sì, sono sì. Alunni di Antonella. Sì, ci sono anche i ragazzi dello scientifico che stanno facendo lo stage per il giornalismo. Io quindi passo la parola ad Antonella Libardi che ogni tanto diciamo si organizza delle cose per l'associazione Achille Basile e anche l'anno scorso abbiamo fatto delle cose insieme e quindi quest'anno si è interessata lei di tenere i contatti proprio per far venire Dacia e continueremo con altre attività, insomma, quindi alcune di queste attività della nostra associazione le cura in particolare Antonella, qui cedo il microfono. Buonasera a tutti. Ora, sono necessarie sicuramente delle notizie biografiche. Allora, sono necessarie sicuramente per cominciare delle piccole brevi notizie biografiche, anche se la vita della nostra ospite di stasera sono conosciute, insomma, la vita è conosciuta e soprattutto le grandi opere. Dacia Maraini è una scrittrice, poetessa, saggista, drammaturga e sceneggiatrice italiana. È nata a Fiesole, il padre è un noto etnologo toscano, Fosco Maraini, ed è figlia di una principessa pittrice palermitana, Topazia Alliata, appartenente all'antico casato siciliano di origine pisana degli Alliata di Sala Paruta. Vincitrice di diversi premi, da quello Cimitile a quello Campiello e Strega, nel 2007 ha ricevuto il premio Leopardiano La Ginestra, mentre nel 2012 le è stato assegnato il premio alla Barda per la letteratura. Nel 2014 Bocconi d'Inchiostro, che è un salotto letterario dell'Università Bocconi di Milano, per iniziativa degli studenti, le ha riconosciuto il Dante d'Oro per l'opera Omnia. È direttrice responsabile della rivista letteraria Nuovi Argomenti, edita da Arnoldo Mondadori.
Ha inoltre ricevuto la nomina di Cavaliere di Gran Croce al merito dell'Ordine della Repubblica Italiana e la sua produzione, non sto qui ad elencarla tutta, sicuramente sono da ricordare per quanto riguarda la produzione dei romanzi Isolina, Il treno di Helsinki, La lunga vita di Marianna Ocria, Bagheria, Il treno dell'ultima notte, L'amore rubato, Chiara d'Assisi, La bambina e il sognatore ed eccoci qui per l'ultimo libro. Tre donne. Per i racconti citiamo Buio, Mio marito, L'uomo tatuato, Le ragazze di Palermo. Per l'attività teatrale ricordiamo Maria Stuarda, Dialogo di una prostituta con un suo cliente, Memorie di una ladra e Storia di Piera. Non può essere dimenticata la produzione poetica della nostra Dacia, la collezione di poesie intitolate Mangiami pure e i racconti per bambini La pecora d'oro. Quindi sicuramente questo è poco rispetto a tutto quello che è stato fatto da Dacia Maraini. Sicuramente Dacia Maraini è una delle scrittrici femministe più note e conosciute dal pubblico e anche amate ed è uno dei personaggi che hanno fatto la storia della letteratura italiana. Si è sempre occupata di fare una letteratura che raccontasse le sofferenze dei singoli di fronte al mondo, a un mondo violento, indifferente, ma si è anche dedicata tanto sicuramente ad iniziative culturali e di ordine sociale. Protagonista delle sue opere sono quasi sempre soprattutto le donne alle prese con le difficoltà che il loro ruolo, la loro condizione comporta e le violenze subite non solo in ambito familiare ma anche sociale e lavorativo. L'attenzione della scrittrice va anche però rivolta, è stata rivolta a temi di attualità, temi sulla legalità ma anche per esempio della lotta contro le mafie. Tre donne, che è il libro che stiamo per presentare questa sera, è l'ultimo romanzo della Maraini edito dalla Rizzoli nel 2017. L'autrice in quest'opera affronta i problemi legati all'identità dell'amore, della cultura, della società, però sempre visti con gli occhi delle donne e sembra aver fatto quasi un compendio virtuoso di tutte le tematiche della sua lunga carriera letteraria. Le tre protagoniste, i cui nomi sono Gesuina, Lori e Maria, sono le tre generazioni a confronto, tre diversi momenti dell'età, della vita e sono, come dice e scrive la stessa Dacia Maraini, sono tre generazioni femmine che non si sopportano ma vivono per necessità insieme. Sono, possiamo dire, una specie di linea generazionale dell'amore e l'amore viene considerato senza età, come scrive la stessa autrice. Dunque l'amore diventa uno dei principali motivi, dei principali temi del libro e quest'amore tra l'altro viene vissuto in maniera differente da tutte e tre i personaggi protagonisti. Non solo, ma è un amore visto da più punti di vista, rubato, appassionato, virtuale, ideale e attraverso queste loro storie questi personaggi mostrano le loro contraddizioni, le loro difficoltà, muovendosi tra menzogna, verità, cinismo, umanità. Insomma, il lettore rimane veramente esterefatto e soprattutto a volte anche sconvolto da certi risvolti. I tre personaggi possiamo dire che sono anche particolarissimi, poi dopo Carmen vi deluciderà meglio nel dialogo con l'autrice, ma possiamo dire per esempio che c'è Gesuina che è una nonna sui generis, Maria che invece è una traduttrice molto posata, assennata, matura, vive un amore epistolare e sembra, a mio giudizio, avere quasi una ambivalenza speculare con il personaggio di Madame Bovary, di Flaubert, la cui opera traduce. Invece poi c'è Lori, che è l'adolescente inquieta di 17 anni che affida al diario tutte le sue confusioni adolescenziali. Comunque il libro si presenta proprio come un carosello di emozioni, di sentimenti, dove veramente in primo piano c'è l'amore e le donne che fanno un percorso di formazione proprio all'interno di questo libro. Al termine di questo percorso si ritroveranno più forti di prima e più
più solidali di fronte e per contrasto rispetto al modo di comportarsi degli uomini, quindi all'egoismo maschile. All'interno del libro il racconto viene portato avanti con un anticonformismo laico, quello che è solito dell'autrice, e sicuramente sono presenti due grandi motori: uno la verità, l'altro la scrittura. All'interno del libro, a un certo punto, le protagoniste, ma anche lo stesso lettore leggendo la trama, si domanda: ma conviene dire sempre la verità oppure è meglio nasconderla? E poi c'è l'altro motore significativo del libro, che è la scrittura, e accompagnata alla scrittura il linguaggio, perché la scrittura, come ci insegna Dacia Maraini, è uno strumento indispensabile per poter superare l'alienazione del mondo moderno. L'uomo ha necessità di scrivere per esprimere la propria interiorità, per buttar fuori tutto ciò che ha dentro. E tra l'altro la scrittura crea quel ponte magico, quel raccordo magico con il lettore, che serve poi ad emozionare il lettore. Accanto alla scrittura, un linguaggio che anche in questo Dacia Maraini è abile maestra a saper costruire dei linguaggi adatti ad ogni personaggio. E quindi ecco che ci troviamo di fronte ad un linguaggio, per esempio, molto profondo, colto, di Maria, o per esempio ironico e sciolto di Gesuina, o addirittura molto freddo e soprattutto realistico, quello di Lori. E quindi il linguaggio che poi ne viene fuori da questo romanzo è quello di un linguaggio altamente metaforico. Per esempio si parla di Maria, che è una rosa, sembra una rosa come d'inverno, c'è un'espressione particolare che rende bene l'immagine di questo personaggio. Il linguaggio metaforico serve, come dice la nostra autrice, a scardinare una lingua comune, creare un linguaggio nuovo. Pertanto io non posso che invitare tutti alla lettura di questo bel romanzo, che è di una piacevole lettura ed è veramente interessante per i risvolti sociali inseriti al suo interno. Grazie e do la parola. Bene, cari amiche, avete sentito l'introduzione fatta da Antonella Ripardi, che ha detto le cose fondamentali del testo, per cui diciamo, capirete che adesso c'ho un compito difficile di andare quindi a non ripetere questo e andare a scardinare, andare ad indagare altri aspetti. Allora, innanzitutto tre donne, come diceva, innanzitutto io vorrei partire anche dalla modalità che Dacia ha usato nello scrivere questo romanzo. Se qualcuno di voi l'ha già preso, l'ha già sfogliato, lo tiene fra le mani, vedrete che in realtà sono tutti diari, perché in realtà sono il diario di Lori, che è la più giovane, le lettere di Maria, che comunque sono un diario, le lettere che lei scrive a questo innamorato lontano, questo François, e si rifiuta categoricamente di usare il computer, di scrivere delle mail. Quindi lei scrive delle lettere a mano che spedisce, e nonostante quindi la figlia le rimproveri continuamente che comunque questo è un sistema che comporta lentezza, che in realtà sarebbe molto più facile una comunicazione diretta attraverso il computer, Maria si rifiuta categoricamente di fare questo, e attraverso le lettere appunto che scrive a François, da una parte compare, traspare tutto il suo amore per quest'uomo che comunque vive lontano, col quale quindi diciamo c'è un rapporto epistolare, e poi si vedono soltanto una volta all'anno. E proprio la volta in cui capita che riescono a vedersi per un periodo un po' più lungo, quindi 2 mesi tutti interi, proprio allora poi al ritorno succede un patatrac. Poi abbiamo invece l'altra forma di diario, che è quella usata dalla mamma, da Gesuina. E in realtà Gesuina non scrive,
non usa il computer e non scrive lettere, ma c'ha un registratore piccolino sul quale diciamo registra tutte quelle che sono le sue impressioni, quelli che sono gli accadimenti della giornata. Quindi diciamo che tutte e tre sentono questa necessità comunque di testimoniare la loro esistenza e l'esistenza delle donne, delle altre donne, le altre due donne che vivono con loro, in tre forme diverse, ma comunque c'è questa necessità quasi poi di raccontarsi e di fare come il punto della situazione su quello che succede in casa. Come diceva anche Antonella, siamo sicuramente, Dacia pone l'accento anche sull'utilizzo dei mezzi nuovi tecnologici. In realtà diciamo che anche la lettera scritta a mano, sembra che la nonna gesuina, che è quella più spigliata, come appunto ci diceva Antonella, da una parte ha dei rapporti concreti con un giovanotto, rapporti però molto più sul sentimentale e anche basati molto sui baci, c'è tutta una teoria dei baci che qui quindi va a rappresentare Dacia. Da un'altra parte poi ha un rapporto virtuale con un altro uomo, un certo Filippo, che poi lei non vedrà mai di persona. Maria in realtà scrive, non si serve del computer, però in realtà anche lei ha un amore virtuale, se quest'uomo lo vede soltanto una volta all'anno. Lori è quella più concreta, è la nuova generazione, è quella che quindi salta, diciamo, certi parametri, salta certe frontiere, ma è comunque fragile come la mamma e come la nonna, perché alla fine queste tre donne ritroveranno di essere molto più simili di quanto apparentemente non lo siano. Le nostre ragazze qui dietro, che sono allieve appunto di Antonella Lipardi, adesso faranno delle letture, queste tre letture che sono dei piccoli flash proprio su queste tre donne. Chi è che dobbiamo passare? Allora, presentatevi. Sono Giulia Zizzania, sono una studentessa del liceo classico indirizzo artistico e la mia professoressa è Antonella Lipardi. Okay. 23 novembre. Odio i diari, ma come una scema ne tengo uno in mano e ci scrivo pure. Un'abitudine che mi è rimasta da quando ero bambina. Un diario. Mia madre quando ci sono di mezzo. Ok. Un'abitudine che mi è rimasta da quando ero bambina. Un diario. Mia madre, quando ci sono di mezzo ai libri o quaderni, è sempre lì che mi dice: leggi, scrivi. E io con le mie piccole mani, che neanche riuscivano a tenere in piedi una penna, provavo per far piacere a lei. Buttavo giù disegni, di rigori e alcune parole con una scrittura da cane ammaestrato. Una malattia di famiglia. Una sciagurata abitudine che mi ha contagiata come una malattia. Ci sono le malattie di famiglia, no? Eccomi qui, col quaderno in mano. Come mia nonna prima e poi mia madre. Anche se mia nonna per tanti anni è stata sul palcoscenico e non le piace scrivere, ma parlare sì, e così registra i suoi pensieri. Un diario sonoro, insomma. Mia nonna prima di morire pare che scriveva poesie e la incoraggiava a mettere i pensieri sulla carta. Mio padre, che è morto di leucemia sui 38 anni, scriveva pure lui articoli di sport, così dice mia madre, che io me la ricordo appena perché è andato via quando avevo 3 anni. E mia madre è rimasta sola e ha dovuto mettersi a lavorare. E che poteva fare, visto che per lei scrivere e leggere in varie lingue era come respirare? La traduttrice, chiaro. Non poteva fare altro. Lavorava e lavorava. 13 ore al giorno. Praticamente si dimentica di mangiare per stare dietro alle parole. Il fatto è che la pagano poco e sta sempre in bolletta. Meno male che mia donna guadagna qualcosa con le iniezioni. È così brava che la conoscono in tutto il quartiere e la chiamano da tutte le parti. Caro François, proprio poco fa mia figlia Lori mi ha chiesto com'è possibile che ci scriviamo da tanti anni,
Tu cosa le avresti risposto? A me sembra naturale il nostro modo di parlarci da lontano. Detesto la tecnologia che vorrebbe semplificarci la vita e in realtà ce la complica o comunque ce la appiattisce rendendola prevedibile e volgare. Non mi piace trovarmi davanti a uno schermo di vetro arrogante che si crede onnipotente, incorniciato dall'alluminio che riflette la luce e tiene ben nascosto nel suo corpo ottuso un groviglio di fili che si intrecciano. Ma mamma, le mille arrivano nel tempo che tiri un respiro. Vuoi mettere con le lentezze della vostra? Ha commentato mia figlia. È proprio quello il bello, Lori. La lentezza ha un suo valore nascosto ma profondo. La lentezza del pensiero, la lentezza della parola, la lentezza della scrittura. Il grande privilegio di un tempo di sciatte velocità. La lentezza che pianta i suoi semi nella carne, allunga le radici, cresce, si fa foglia, fiore, albero. Il respiro dell'universo. Così gli ho risposto e so che tu la pensi come me. Ovviamente qui non abbiamo bisogno di dire che si tratta della figlia Maria che scrive a questo innamorato lontano. 23 dicembre, mi sono cucita una tasca dentro alla giacca di raso celeste. Se no dove ti metto il registratorino mio? Mi piace tirarti fuori quando sono in bagno o quando cammino per strada. Una volta mi guardavano con gli occhi spalancati. Questa è matta, ora no. Perché ormai tutti parlano da soli, con quel filo dell'auricolare che gli attraversa il petto. Nessuno si stupisce, anche quando si fanno delle grandi risate da soli, oppure si gesticola urlando come dei forsennati, perché magari si sta litigando con la moglie. Un piccolo assaggio di queste tre figure. Diciamo, è un romanzo fondamentalmente come al femminile. Lo stesso romanzo che Maria sta traducendo e che sta traducendo con grande perizia, come poi si scoprirà nel corso del romanzo, in realtà è incentrato sulla figura di una donna, sulla figura di Emma Bovary. Quindi tante immagini di questa donna e di donne, e soprattutto difatti Maria ha in grande simpatia Emma Bovary. E perché insomma ne comprende le scelte, cerca di penetrarne gli aspetti psicologici, mentre insomma non vede troppo di buon occhio il personaggio maschile, che apparentemente è positivo però poi in realtà insomma si comporta male nei confronti di questa donna. I personaggi maschili sono, diciamo, in fondo quelli importanti, se vogliamo, François, il padre di Maria, il padre quindi di Lori, sono personaggi appena accennati. I due uomini, quel marito di Gesuina, insomma il compagno di Gesuina, lo vediamo solo nel momento in cui abbandona e rifiuta la paternità. Vediamo il padre di Lori, è morto presto, e poi abbiamo che François, l'amore così anche idealizzato da parte di Maria, e che sembra un gentiluomo di altri tempi, sembra un uomo così affezionato, così affettuoso, così che condivide questa spiritualità della donna, cede anche lui poi alle tentazioni, diciamo, forse tentazioni non troppo lecite, ma soprattutto anche lui scompare nel momento in cui Maria poi si trova in difficoltà. Quindi uomini che non affrontano, non sanno affrontare la difficoltà, non sanno assumersi delle responsabilità. Forse la figura più piena di uomo che tu hai rappresentato in questo romanzo è quella del fornaio, che almeno ha tutta una sua teoria e idealizza l'amore pensando che è più importante il bacio di un coito, è qualcosa di più interessante. Ma soprattutto quello che emerge anche dal tuo testo è che insomma l'amore è bene che rimanga alquanto idealizzato. Cioè perché nella concretezza insomma può diventare, come dire, ha delle delusioni, dà delle delusioni. C'è qualche passo che avete su questo, ragazze, preparato?
Sì, va bene, sì. In realtà io voglio fare delle domande a Mara, a Dacia, su questi punti. Innanzitutto, ecco, perché questo tipo di rappresentazione dell'amore? Poi, numero due, in che cosa queste donne del tuo libro Tre Donne si differenziano, perché lo sono, molto differenti, dalle donne che tu hai rappresentato nei tuoi primi romanzi? E poi, ecco, perché questa necessità non solo della scrittura, che emerge chiaro dal tuo libro. E anche un'altra cosa, perché hai avuto poi, hai creato all'interno del romanzo, proprio attraverso le lettere di Maria François, delle digressioni di carattere culturale, dove Maria parla quindi di Van Gogh, anche quando parla abbastanza di Madame Bovary, quando descrive l'Olanda. Ecco, perché questi inserti? Avete visto? Avete detto tutto, non c'è più niente da dire. Ma comunque, grazie a Carmen, grazie a Antonella, grazie alle ragazze alle mie spalle, mi dispiace che vi do la schiena. Dunque, sono tantissimi temi. Io ho lavorato sui linguaggi perché volevo, qui non c'è l'autore che parla, non si sente la voce dell'autore, sono direttamente tre voci diverse e ho lavorato su queste voci perché volevo arrivare in maniera forse teatrale, e questo loro conoscono bene il teatro, in maniera un po' teatrale, quei momenti in cui il teatro si intreccia con la narrativa, arrivare a raccontare dei caratteri attraverso le voci. È per quello che è anche una scommessa, perché raccontare attraverso la voce di una ragazza di 17 anni un mondo intero, un modo di stare al mondo, e contemporaneamente una donna di 60 e una donna di 40 è una scommessa, perché appunto io non ho mai descritto queste donne, non c'è una voce dell'autore che descrive, ma si entra nel pieno del linguaggio e il linguaggio deve, proprio come succede in teatro, raccontare il carattere, i rapporti col mondo delle persone. Allora appunto la nonna, che è la più spigliata, perché lei ha fatto l'attrice per molti anni e ha recitato per molti anni la parte di Mirandolina. Chi conosce il teatro saprà, come i nostri amici qui vicino, che Mirandolina è uno dei più bei personaggi della nostra storia del teatro, proprio perché, e infatti viene sempre ripetuto dal Settecento che noi sentiamo parlare, vedere, muoversi Mirandolina, perché Mirandolina, voi sapete, era una locandiera, no, infatti si chiama locandiera, che in una locanda gestisce questa locanda, è giovane e bella, e ci sono tutti coloro che frequentano la locanda veneziana, si innamorano di lei, come la corteggiano. E lei ha questa grande abilità, se vogliamo chiamare anche strategia, quasi politica, comunque erotica, di amoreggiare un po' con tutti, ma di non mai impegnarsi con nessuno, e soprattutto, ma lo fa senza crudeltà, senza sadismo, oppure non è, cioè, quella che i francesi chiamano allumeuse, cioè una che lo fa per avere più potere, ma lo fa perché le piace giocare. E poi e soprattutto lei non arriva mai al punto di farsi umiliare, perché appunto mantiene una sua dignità. Questo è il personaggio di Mirandolina, a cui si ispira Gesuina, che un po' la imita, insomma, c'è un po' questo carattere. Lei infatti teorizza che quello che viene prima del vero, diciamo, rapporto erotico è quello che è più bello, è più piacevole, è meno impegnativo e qualche volta anche meno violento. E tra l'altro lei intreccia un rapporto con un fornaio
che si chiama Simone, che è molto più giovane di lei, che lui lo dice, lo dichiara, che è impotente. Niente di male, succede, ci sono dei casi di impotenza maschile, e però lui appunto invece di nascondersi, perché spesso un uomo impotente di solito lo nasconde, lui invece lo teorizza appunto la teoria dei baci, e ricorda per esempio Catullo, no? Vi ricordate quella bellissima poesia, dammi 100 baci, 1000 ancora, e lui teorizza che in fondo ci si può fermare lì, perché va benissimo così, perché i baci sono quel momento di grazia dell'eros che dopo precipita in qualcosa di molto più violento, almeno questa è la sua teoria. Però va benissimo per Gesuina, che ci si trova molto bene. E oltre questo, lei, che ha fatto l'attrice, come ho detto, purtroppo succede ancora in teatro che una donna che invecchia viene buttata fuori, perché insomma è vero questo, mentre un uomo, abbiamo visto con i nostri grandi attori, continua fino a quando muore a recitare e magari avere degli amori in teatro, le donne a una certa età basta, vanno via, devono, oppure fanno una piccola parte, diciamo così, non di protagonista, di caratterista, ma non di protagonista. E allora lei ha smesso di fare teatro, però cosa fa? E allora ha scoperto che è bravissima a fare le iniezioni, pur non essendo... Qui c'è una bella teoria. Cioè, non è un'infermiera, non è infermiera, però è brava a fare le iniezioni. E allora lei teorizza che c'è un linguaggio dei sederi. Allora lei giudica le persone dal sedere, perché tutti in qualche modo si denudano il sedere per farsi fare l'iniezione. Lei dice che capisce tutto il carattere, la personalità di una persona dal sedere. Lei legge i sederi delle persone, e questo è un aspetto, se volete, un po' comico, ma fa parte della questa personalità dirompente di questa donna, che fra l'altro lei, pur essendo la più vecchia, è quella che adopera di più proprio la tecnologia, i social, comunica appunto, poi a un certo punto Simone si sposa, sparisce per un po', e lei trova sul web un altro, un Filippo che è sposato, c'è una bambina, lui manda le foto della moglie, però dice che si annoia in famiglia, quindi ha bisogno così di comunicare. Però come tanti rapporti basati sulla rete, voi lo sapete che è così, in realtà poi loro non si incontreranno mai, tutto rimane così, virtuale. Questo è il bello e il brutto della rete, che da una parte ci permette così di avere questa varietà di rapporti, e dall'altra però tutto rimane virtuale, questo è molto virtuale, tutto virtuale, c'è sempre uno schermo di mezzo, e quindi manca proprio la carnalità del rapporto. Maria invece è una intellettuale, una donna che ha letto tantissimo, che conosce tanto la letteratura da citarla in continuazione, è una donna che traduce dal francese, è una francesista, ed è innamorata, cioè ha un rapporto ormai da molti anni, dopo 10 anni che è morto il marito, ha trovato un amore in un altro intellettuale francese, che viene giù quando ha qualche vacanza, e insieme vanno a fare dei viaggi insieme. Uno di questi viaggi, infatti, è quello che poi si vedono le lettere, è l'Olanda. Voi sapete che oggi è diventato molto difficile andare in giro a fare le vacanze per il mondo, perché il mondo è diventato pericoloso. Allora una volta si andava in Messico, non ci si va più, si andava a Tunisia, si andava in Egitto, si andava a Sharm el Sheikh, eccetera eccetera, e oggi non ci si va più. Quindi l'Europa, moltissimi turisti si rivolgono all'Europa, infatti loro vanno in Olanda. E in Olanda appunto la prima cosa che vanno a fare è di andare a vedere il bellissimo museo di Van Gogh, che è uno dei più bei musei del mondo. E lì, e questa è una cosa che ho notato anch'io, che ci sono i quadri del primo Van Gogh, che non è quello che conosciamo tutti, è quello più
più sconosciuto, che è quello più sociale, che è quello che racconta i contadini, fa vedere i contadini, fa vedere i bevitori, i coltivatori. Anzi, lui fa, dipinge parecchie tele con le patate, proprio le vere patate. Però sembra, uno dice, vabbè, ma perché dipinge le patate? Invece è straordinario, perché in quelle patate c'è la descrizione della povertà, queste patate terrose, bitorzolute, che rappresentano proprio la povertà, la terra, insomma l'Olanda, adesso stiamo parlando dell'Ottocento, l'Olanda era povera, era un paese contadino che conquistava quei pezzetti di terra rubato al mare. E quindi questi quadri sono straordinari, per me sono veramente straordinari. Poi non so, per esempio scopre delle cose curiose che ho scoperto anch'io, per esempio che i tulipani, che sono il fiore di questo paese, che in qualche volta lo caratterizza, il tulipano viene dalla Turchia. E il tulipano viene dal tuliban, che vuol dire turbante. Pensate che cosa strana, un fiore che rappresenta l'estremo nord dell'Europa viene invece da un paese meridionale e ha dato addirittura il suo nome arabo a questo fiore bellissimo, su cui loro vivono, perché una gran parte della ricchezza della Olanda viene proprio dai tulipani, che sono più preziosi, questi bulbi straordinari. Ed è stato un ambasciatore che nel 1554 ha portato in Olanda questi bulbi e curiosamente loro si sono acclimatati talmente bene che hanno invaso l'Olanda di questo fiore. Ecco, Maria invece, ecco, contrariamente alla nonna, che assorbe quello che è la cultura del mercato, diciamo, del consumo, lei invece crede nella lentezza. Infatti l'ha letto anche la ragazza, lei fa l'elogio della lentezza e dice che la figlia, la nipote, dice: ma scusa, una mail arriva in 3 minuti, ti presto io il computer, ti aiuto io. E lei dice: no, perché per me aspettare una lettera è una attesa piena di qualche cosa, di sensualità. Poi quando mi arriva questo foglio di carta, io sento l'odore della persona che l'ha tenuta in mano, la manica l'ha toccata, cioè, insomma, vabbè, è forse una cosa, è una posizione esagerata, è un romanticismo che un po' sì, abbiamo avuto anche noi nell'adolescenza, ecco, però lei ha questo sentimento della, cioè la sua, è una sua resistenza al consumismo e alla velocità, alla fretta con cui noi così innestiamo le nostre azioni. E crede anche, e questo io penso che lei abbia ragione, che l'amore sia un progetto a lungo termine. Cioè esistono anche così naturalmente i rapporti erotici, però l'amore vero, su cui si punta, su cui si investe, non può essere una cosa che così si consuma velocemente, no? Deve essere coltivato. E questo do ragione a Fromm, vi ricordate il libro sull'amore, che è bellissimo, perché lui dice: l'amore è una pianticella, e la pianticella, se voi pensate che abbandonando a se stessa cresca e diventi un albero, sbagliate, perché se la lasciate a se stessa muore. Quindi se voi volete che l'albero dell'amore cresca e diventi, cioè, un albero, bisogna curarlo, quindi bisogna innaffiarlo, bisogna togliere i parassiti, bisogna togliere le foglie morte, bisogna nutrirlo, dargli... Ecco, questo trovo che è una metafora molto bella, e noi un po' forse ci stiamo scordando di questa curatela, diciamo così, dell'amore, che non toglie che poi ci siano altri rapporti di tipo rapido, però se tutto si riduce al consumo c'è qualcosa che non funziona più. No. Ecco, mentre la figlia Lori, che è una ragazza di 17 anni, e lei è un po' viziata, come spesso sono
e ragazzi giovani, perché pensa che tutto le sia dovuto e che tutto sia consumabile, che in fondo lei lo teorizza anche, dice ma mamma l'amore si prende, si butta, si prende, si fa, si... insomma ha un'idea un po' sì, egoistica se vogliamo. Dire più una forma erotica dell'amore. Sì, erotica, ma perché l'amore se non ha un progetto a lunga scadenza diventa appunto un consumo erotico. E lei lo fa con molta innocenza, però poi vediamo che dopo la grande tragedia che viene in famiglia qualcosa recupera. Infatti per me questo l'arco di questo, se vogliamo, se pensiamo che ci sia un arco anche etico in questo libro, per me sta nella conquista della responsabilità che avviene attraverso la consapevolezza del dolore, cioè il dolore, l'esperienza del dolore porta a prendere consapevolezza, e questo alla fine queste tre donne poi si troveranno più simili di quello che pensavano, proprio perché il dolore le ha tirato fuori da loro una certa consapevolezza. Mi fermo perché so che loro lo hanno. Volevo la risposta all'altra domanda che ti ho fatto. Queste tre donne dell'attuale libro sono parecchio differenti dalle prime donne che tu hai tratteggiato nei tuoi primi romanzi, e quindi anche qui è un'evoluzione, o dipende solo dal fatto che erano anche donne che avevano una loro contestualizzazione storica, insomma anche queste hanno una contestualizzazione? No, perché queste sono donne di oggi, certo, quelle prima di tutto si parla di romanzo storico, come Maria Nogria è un romanzo storico, e certo noi siamo tutti dentro la storia, nessuno si può tirar fuori dalla storia, quindi volenti o nolenti siamo costruiti da questa storia, veniamo fuori da questa storia, quindi anche queste tre donne in qualche modo, anche se si oppongono alla storia come fa Maria, però ci stanno dentro, tant'è vero che Maria è quella che paga più duramente proprio questa sua capacità di sognare e anche di resistere al consumismo, quindi c'è una differenza, ma è dovuta al contesto, non è dovuta a un diverso modo di scrivere. E oltretutto anche parlavamo degli inserti, è qualcosa di voluto questa descrizione poi così dettagliata che tu hai fatto dei quadri di Van Gogh, dell'Olanda, ripeto, è voluta? O nasce secondo te sempre dalla necessità di narrare, di raccontare, e anche quello nasce dall'idea che queste donne hanno comunque un diario? No, nasce dal fatto che rappresentano queste citazioni o descrizioni, rappresentano il loro modo di vedere, di guardare il mondo, cioè Lori per esempio lo dice anche, dice mia madre mi compra i libri poi se li legge lei, io li lascio, li comincio poi li lascio sul divano, ecco è un modo di vedere il mondo, non è che lo condanno, però ognuno ha il suo modo di vedere il mondo, lei invece va e rimane incantata dai quadri di Van Gogh e sente il bisogno di raccontarli, perché lei entra dentro un quadro, sente quello che il quadro vuole rappresentare, vuole dire, vuole raccontare, e quindi poi sente bisogno anche di comunicarlo agli altri. Sempre questa necessità, ecco, di raccontarsi, raccontare la propria giornata, raccontare agli altri. È l'effetto della comunicazione. Ognuno sceglie una forma di comunicazione, però sottolineiamo l'importanza della comunicazione. Certo, certamente. Però ecco, l'unica cosa su cui non sono d'accordo, Carmen, con quello che dicevi prima, a proposito, lei sta traducendo Madame Bovary. No, non è che lei si identifica con Madame Bovary, esattamente il contrario. La capisce però. La capisce, certo, perché è una donna, come l'ha mostrata Flaubert, è una donna inquieta, ma essere inquieti nell'820 per una donna era un dramma, perché come si esprimeva questa inquietudine? Perché una donna era prigioniera
del matrimonio, del matrimonio. Non c'è, non c'è l'alternativa al matrimonio per una donna. Quindi questa inquietudine come la esprimeva? Lui dice: l'unico modo di una donna della sua epoca per esprimere la propria inquietudine era l'adulterio. Infatti lui è stato denunciato, gli è stato fatto un processo per avere raccontato e esaltato l'adulterio. Questa era l'accusa, questa era l'accusa. E perché lui, ma lui non è che esaltava l'adulterio, non interessava, però storicamente osservava che per una donna della sua epoca non c'era alternativa, se voleva in qualche modo esprimere la propria inquietudine, la propria gioia di vivere, la propria, il bisogno di uscire da questa prigione, era l'adulterio. Quindi l'hanno preso come un'esaltazione dell'adulterio. E non era una cosa da poco, perché l'accusa che accompagna questa denuncia dice: questi romanzi vanno a finire nelle mani delle nostre giovani vergini che si devono sposare, e cosa devono pensare che l'adulterio è l'unico modo per una donna di... Però lui non è che lui lo trova giusto, non lo trova giusto per niente, tant'è vero che poi muore avvelenata, è una cosa terribile la morte di Madame Bovary. E quindi lui, quello che invece lui fa, attribuisce a Madame Bovary delle cose che lui non accetta in se stesso, e una di queste cose è l'esotismo. L'esotismo, che è appunto l'amore dell'esotico, per lui è una cosa volgare, una cosa brutta, una cosa che non va bene. Però lui ce l'aveva, amava l'esotismo, tant'è vero che va in Africa, nel Nord Africa, e va inseguendo quello che hanno scritto dei viaggiatori francesi dell'epoca, e per esempio va a cercare una prostituta bellissima, nera, bellissima, stupenda, con dei profumi, delle spezie, così così, va e ci fa l'amore e si prende la sifilide. Quando torna dopo 2 anni a casa, alle Havre, dalla madre, la madre manco lo riconosce, perché aveva perso tutti i capelli, perché era diventato grasso, perché aveva perso i denti, perché la sifilide allora poi non è che si guariva, quindi dopo 2 anni, ecco, per dire, e lui condannava in se stesso l'esotismo, però lo attribuisce a Madame Bovary come un elemento di un carattere debole. Invece, alla fine, sembra che lui prenda in giro questo Charles Bovary, che sarebbe il marito di Madame Bovary, che è un uomo goffo, incapace, che non è capace nella vita, è sempre goffo. Beh, alla fine però si capisce che l'unica persona capace di amare in quel libro è proprio Charles Bovary, che è il più goffo di tutti. Pensate che lui, per raccontare la goffaggine, e questo è bellissimo perché solo gli scrittori sono capaci di questo, invece di dire goffo eccetera, se ce l'ho il fazzoletto, solo che sono, c'ho un'allergia terribile, scusatemi, mi fa chiudere il naso e colare il naso, non ce l'ho, grazie. Allora vi dicevo che per raccontare la goffaggine di Charles, vi dico com'è, che è uno scrittore, non sta a dire era goffo, era così, fa vedere all'inizio del romanzo che questi ragazzini, bambini, e lui era un ragazzino, stanno sulle porte della classe dove devono entrare, e tutti i ragazzi hanno un berretto e lo tirano sul banco, e ognuno perfettamente è capace di far cadere il suo berretto sul suo banco. L'unico che tira il berretto, va a finire sotto la cattedra, scivola in mezzo alla scuola, e Charles Bovary. Questo fa già capire dall'inizio qual è il carattere di Charles Bovary, e per dire che cos'è. Eppure alla fine lui amerà sempre questa donna, di un amore puro, di un amore senza giudizio, di un amore capace di perdonare, capace di andare al di là della proprietà. Ecco, questa è una cosa straordinaria, un ritratto di un uomo così,
che ama in maniera così generosa, guardate che non è molto comune, molto comune, perché spesso l'amore è legato al possesso. Quindi un uomo che sente il possesso che gli viene meno di solito si rivolta, tratta male, lo uccide, eccetera. Ecco. Invece questo è un uomo che, nonostante i tradimenti, ama la sua moglie fino in fondo, e anche quando lei è morta, lui è talmente disperato che va a cercare l'amante di sua moglie per parlare di sua moglie. Insomma, è una cosa abbastanza straordinaria. Ecco, allora, tornando a me, volevo dire questo, che appunto, no, scusi, come tu avevi detto, invece no, non è così, è proprio il contrario. Emma non ama, ama l'amore, è un'altra cosa. Emma non è capace di amare perché appunto è troppo inquieta, è troppo infelice, è troppo frustrata, e quindi non ama una persona, ama l'amore, e voi sapete che è un guaio terribile quando si ama l'amore. Invece Chateaubriand ama una persona, lo ama, e l'ama fino al fondo senza mai rinunciare a questo amore. Quindi, e quindi è un po' diverso da quello che dicevi. Io pensavo, dicevo che c'è una simpatia di Maria comunque per Emma. Ma certo che c'è simpatia. Quindi questo avevo detto, cioè non che, ecco, Maria in qualche modo, però ecco, ama la figura di Emma, cioè riesce a comprenderne fino in fondo l'animo, insomma, ecco. E allora dice, sì. Sì, volevo chiederti la differenza tra l'amore di François e quello di Nanni Speranza, perché c'è questo doppio volto dell'uomo che affascina. Beh, mi fa piacere che hai citato un altro mio libro. Il Don François è un uomo che ama, ma si fa tentare, perché come molti uomini pensa che l'eros sia un po' separato dall'amore. Questa è una cosa storica, non è un fatto biologico. Le donne spesso, insomma quasi sempre per ragioni storiche, tendono a unire l'amore col sesso, no? L'amore con l'erotismo. E gli uomini invece si sono abituati, per ragioni storiche, come ho detto, non biologiche, a separare l'amore dal sesso, per cui tante volte pensano: io amo una persona, però se la tradisco non è così grave, perché è una piccola diversione sessuale che non inquina il mio amore. Questo è quello che, ma come ho detto, non è un fatto biologico, è un fatto storico. Gli uomini sono abituati a questa forma di separazione. Invece l'uomo che è protagonista del mio libro precedente, che si chiama La bambina sognatore, invece è un uomo che ama e fa progetti a lunga scadenza. Infatti lui pensa che un amore, soprattutto per una moglie, debba durare e debba essere rinnovato in continuazione. In qualche modo ci riuscirà, però dovrà soffrire, dovrà passare attraverso qualcosa che è un po' infernale, che fra l'altro è la morte della propria figlia, no? Per cui lui fa come Orfeo un viaggio nell'inferno per cercare di andare a riportare in vita la sua bambina. Ecco, tutto questo, vabbè, è un'altra storia di un altro libro, però sono diversi, sono proprio diversi, perché appunto lui in fondo è un uomo che sta nei suoi tempi e che accetta le, diciamo così, le regole, compresi i privilegi e le, come posso dire, che si prende. E invece l'altro, Nani, è un uomo paziente, che ama a tal punto che è capace di tenere, resistere anche alle difficoltà, perché l'amore non è facile, come ho detto prima, non è facile da mantenere, no. E infatti la tentazione, vedete che oggi i matrimoni non durano niente, dura un anno, si butta via, perché siamo nella cultura di mercato. Ora, la cultura di mercato, tutto si vende, si compra e si butta via. E mi ricordo che mio nonno mi diceva: io nella mia vita ho avuto un solo ombrello, uno, perché l'ombrello allora si faceva aggiustare, poi era fatto bene, resisteva,
e durava una vita. Adesso quanto dura un ombrello? Una settimana, 10 giorni, ma nemmeno, si butta via. Questo per dire, adesso è un simbolo, metaforicamente è così. Ora, noi possiamo accettare che gli oggetti siano consumati rapidamente, ma quando questo pratica del consumo si trasferisce sui sentimenti e sui rapporti umani, allora lì diventa un po' inquietante, senza fare del moralismo, però secondo me oggi prevale un po' troppo questa idea che anche i sentimenti, anche i rapporti umani, anche l'amicizia, anche la fedeltà politica, tutto viene consumato rapidamente. Questo mi inquieta. Io mi chiedo se, appunto, non voglio fare il moralismo, però mi preoccupa, ecco, mi preoccupa, quindi è un grande punto interrogativo in cui... Dacia, abbiamo detto che in fondo alla fine, ecco, predomina il senso della responsabilità, che è molto importante. E difatti vediamo, per esempio, che c'è tutta una... c'è una forma anche di educazione che da questa nonna apparentemente libera viene poi trasmessa alla nipote. E difatti c'è un altro pezzetto che le ragazze potrebbero leggere che riguarda proprio la menzogna. Quando la ragazza, insomma, si interroga, appunto, come diceva prima anche Antonella, se in alcuni casi è meglio dire la verità o, insomma, lasciare che la menzogna vada avanti. Anche perché in alcuni casi forse la menzogna non sconvolgerebbe completamente la vita di un'altra persona. Però fino a che punto poi, ecco, nei rapporti personali debba prevalere la menzogna rispetto alla chiarezza? E quindi qua c'è tutta una lezione che viene fatta in fondo dalla nonna alla ragazza, ed è anche bello e significativo che la nonna non voglia parlare per lei, ma voglia che chi fa delle scelte poi si assuma le proprie responsabilità. Allora vorrei che venisse letto questo pezzo che riguarda la menzogna. Poi so che c'è un'alunna che deve fare, ha preparato una domanda che vuole fare a Dacia, due alunne, e poi passiamo la parola a Filomena Varvo, che ha da fare delle domande dal punto di vista delle pari opportunità, e poi anche a chi dal pubblico voglia farne altro. Due dicembre, ho conosciuto sulla rete un giovanotto, dice di avere 30 anni, ma chissà, mentono tutti là dentro. D'altronde anch'io ho mentito, ho detto che ne ho 40, 20 di meno. Ho capito che bisogna fare così, forse il divertimento sta proprio nel nascondersi dietro maschere diverse. Anche se Pirandello dice che levate una maschera ne trovi sempre un'altra, io ne ho centinaia e mi diverto a cambiarle, e poi vado matta per il gioco. La gente non sa più giocare, a me invece piace rischiare, puntare sul rosso o sul nero e poi aspettare la sorpresa della vincita o della perdita. Non mi importa di perdere, mi piace quello che viene prima, l'attesa, insomma, la cosa più eccitante del mondo, quello stare in bilico sul burrone. Ci cadrò dentro a capofitto o rimarrò coi piedi per terra e anzi mi ritroverò in saccoccia una montagna di monete d'oro? Non parlo di gioco d'azzardo, parlo di gioco amoroso. Rischio sempre e spesso perdo, ma qualche volta vinco. Aprire. Caro François, qui in casa invece regnano mugugno e malumore, sento sbattere porte e finestre, mia figlia sta quasi sempre fuori, dopo la morte di Prometeo si è fatta scorbutica, arrogante, scostante e sempre furibonda. Ti ricordi com'era affettuosa e allegra a Natale, quando le hai regalato la cagnolina e sembrava innamorata della vita, di te soprattutto, che l'accompagnavi a scuola la mattina, che le compravi le scarpe nuove, le regalavi ogni giorno, come se
Se sapeste di aver trovato un nuovo padre, ora quasi non alza più gli occhi su di me, mi passa accanto frettolosa per andare a chiudersi in camera a chiave, oppure mi fa un saluto silenzioso con la mano prima di uscire e non la rivedo fino a sera. A volte rientra che siamo già a letto, in punta di piedi per non svegliarci va in cucina a bere e poi di nuovo si chiude in camera, ma io la sento lo stesso, sento i suoi piedi nudi sull'impiantito, sento la chiave nella serratura e mi chiedo perché si comporti così. Le ho anche chiesto insistentemente cosa abbia, ma non mi ha degnato di una risposta. Ho chiesto a mia madre se sapesse perché di tutta questa furia, di tutto questo mutismo, ma lei mi ha ribattuto che non ne sa niente, però nel dire niente ha increspato un po' le labbra, come se la sapesse lunga, ma si proibisse di parlare. Lei non sbatte le porte, ma mi evita. Aprile. Lui non sa che aspetto un figlio, per fortuna ancora non si vede quasi niente e io mi vesto con cose larghe che confondono le idee, ma fra poco non potrò più nascondere la pancia e allora tutti i nodi verranno al pettine e sarò costretta a dire la verità. Ma cos'è poi la verità? Una crudeltà inutile secondo me. Quando mai una verità ha portato una gioia? Solo dolore, rabbia e ritorsioni. Per me la verità è una cosa stupida che va nascosta il meglio possibile, fa solo danni e costringe la gente a prendere decisioni stupide. Purtroppo però un figlio è più di una verità, è una testimonianza e dovrò pure inventare qualcosa per farlo accettare. Comunque ho deciso di tenerlo, lo terrò e nel migliore dei modi. Io non ho paura di diventare una ragazza madre, se mi daranno una mano bene, se no mi arrangerò. Quindi mi pare che nel tuo libro poi anche questo emerga. Cioè, quindi, il valore della vita, la vita che si impone di per sé. E ancora volevo sottolineare come, per esempio, per Lori ci sia soprattutto il linguaggio dei corpi. Quando lei, appunto, parla con la nonna di questo rapporto che ha avuto, dice: non l'abbiamo previsto, ma hanno parlato i nostri corpi. Quindi, contrariamente, proprio ancora una volta in opposizione alla madre, per cui quello che dovevano parlare erano le anime, era l'intesa intellettuale, l'intesa spirituale, insomma. E niente, insomma, facciamo fare la domanda, se tu vuoi aggiungere... Sì, facciamo fare prima una domanda alla ragazza e poi passiamo la parola a Filomena. Alessandra, la scrittura per lei è sempre stata uno strumento importantissimo di conoscenza, ma anche di liberazione. In questo romanzo lei insiste sulle infinite capacità dei mezzi comunicativi, internet, social, diari, lettere, audiodiari. Quale di questi strumenti ritiene il migliore per non perdere tutti i vantaggi della comunicazione? Grazie Alessandra. Bene, una domanda... non è da poco. Comunque penso che tutti questi tre modi, cioè appunto la tecnologia e la scrittura, hanno in comune qualche cosa però, che è il pensiero. Cioè le macchine senza il pensiero sono inutili, non esistono. Dietro una macchina ci deve essere sempre una persona. E noi feticizziamo un po' la tecnologia, no? Quasi pensiamo che le macchine abbiano una vita propria, ma non è così. Se la macchina è stupida, cioè può essere anche resa intelligente da dei calcoli, però in realtà ha bisogno di essere guidata sempre, anche le più intelligenti. Quindi c'è dietro una persona umana. La persona umana da che cosa si distingue? Dal pensiero. Il pensiero è la cosa più umana che... Noi siamo 99% vicini agli animali, perché abbiamo quasi tutti i sentimenti e gli istinti sono proprio quelli animali, l'istinto di aggredire, l'istinto dell'amore, di proteggere i figli, l'istinto della gelosia, l'istinto dell'invidia, tutte cose che abbiamo in comune con gli animali. Chi pratica un po' gli animali sa che è così. L'unica cosa che distingue l'essere umano dagli animali è la parola. Direi anche il sorriso. Io mi sono accorta che avevo un piccolo cane che è morto, uno strazio terribile. Beh, questo cane era talmente umanizzato che cercava di sorridere, perché non sorridono, gli animali non sorridono.
Eppure lui era così, lui e lei era una femmina, così desiderosa di partecipare a questo rapporto umano, che cercava di sorridere, ma era un ghigno che veniva fuori. Però il sorriso è una cosa umana. E che cosa c'è dietro il sorriso? C'è un pensiero. Quello che distingue. Se noi pensiamo e pretendiamo di essere più vicini a Dio, perché gli esseri umani, insomma, si considerano prescelti, privilegiati, è perché abbiamo un pensiero. Allora, il pensiero, secondo me, è quello che unifica questi strumenti. Lo strumento non può esistere in sé se non c'è dietro, se non è animato da un pensiero. Ecco, per cui direi ad Alessandra che le tre cose devono poter convivere. Io non sono contraria alla tecnologia, non sono contraria agli strumenti, purché appunto ci sia un'idea dietro, che ci sia una voglia di guidare e non di essere guidata. Sei d'accordo con me, Alessandra? Allora passerei la parola a Filomena Varno, che è qui presente anche come facente parte della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. Grazie. Dacia, allora io vorrei questa volta adesso, dato che avete ampiamente parlato dei tuoi lavori, della tua scrittura, vorrei invece parlare di Dacia Sessantottina, da icona storica del movimento femminista e del femminismo proprio come ideologia storica, che preludeva quella che oggi è la parità. Se vogliamo, la strada l'hanno sicuramente aperta i sessantottini. Non ci fermiamo soltanto al lato, diciamo, all'accezione che porta attenzione alla donna, ma parliamo proprio di parità con l'accezione più ampia. In effetti il 68, sappiamo, so che la pensi come me, una rivoluzione culturale enorme, ha stravolto i costumi, prima europei, prima americani, inglesi sicuramente, poi europei e con un po' di ritardo anche italiani. Ma sicuramente l'Italia poi ha saputo cogliere in tempo e ha saputo affrontare con grande polso quel momento storico e diciamo che poi oggi viviamo tante tranquillità, tranne alcune fasce deboli che sicuramente devono essere attenzionate, non solo al femminile come sappiamo. Però diciamo che oggi abbiamo tante tranquillità che ci derivano da quei momenti storici, da quelle battaglie che sono state vissute non solo dalle donne, ma molte volte anche affiancate dagli uomini. Qualche anno fa è poi nato un altro movimento ideologico, perché più volte tu ci racconti nelle tue storie ma anche nelle tue interviste che quello che viene oggi un po' a mancare è l'ideologia, quel movimento più ideologico che viene dal basso e quello più puro e non legato ad affarismi. Per cui era nato un movimento ideologico che stava riportando quella passione del 68. E forse è stato travolgente nel momento in cui è stato trasversale, nel momento in cui invece è stato preso forse da una sola parte o poco più, è venuto un po' a scemare. Cosa ne pensi? Vorrei un tuo parere su questo aspetto più storico e cosa ci puoi dire anche di questa parità che oggi le ragazze e i ragazzi, ma tutti, diciamo hanno avuto con più tranquillità, se possiamo dire storicamente, però che vogliono coltivare con polso e nello stesso tempo porta già da qualche tempo, ma diciamo ancora più incisivamente ci stiamo lavorando anche come Commissione Pari Opportunità, ma così come tutto diciamo il sociale italiano, ad una cultura del sentimento, ad una cultura di parità. Grazie. Grazie a te. Allora,
No, l'ideologia è morta, come sono morte tutte le ideologie. Noi siamo in un'epoca ideologica, certamente. E non è che sia un bene, perché l'ideologia unisce le persone. L'ideologia, che è un sistema di idee, semplicemente fa fare progetti a lunga scadenza e unisce le persone. Invece quando le ideologie muoiono si frantuma, rimane una specie di frantumazione sociale e psicologica. E poi vengono a galla altre cose, che sono per esempio la lotta per il potere, Oggi la politica è guastata proprio da questo, mancanza di ideologie, poi finisce per diventare una lotta per il potere fine a se stessa. Ma tornando alle donne, il 68 è stata forse la più grande rivoluzione pacifica che riguardava le donne. Perché da noi ancora nel 68 ancora c'erano i rimasugli, cioè dal punto di vista legale ancora c'erano i resti del codice napoleonico e poi del codice Rocco. E dopo il 68 sono avvenuti grandi cambiamenti legali che riguardano i diritti delle donne, il diritto di famiglia fondamentale. Allora lì era una piramide con a capo l'uomo, che era il padre e famiglia, se ancora il romano, che aveva diritto di impedire, non so, la donna per se voleva fare un viaggio, voleva cambiare casa, doveva chiedere il permesso al marito. Poi se tradiva il marito, lei poteva essere mandata in prigione, lui no. Insomma, c'erano delle cose oggi sembrano quasi incredibili. Poi, non so, delitto d'onore. Nell'81 è stato eliminato il delitto d'onore, per cui un uomo se uccideva la moglie per ragioni d'onore, cioè sarebbe semplicemente l'onore della famiglia, e prendeva 2 anni anziché 20. Sono cose incredibili. Nell'81, poi non so, appunto, la violenza sessuale. La violenza sessuale veniva condannata come un'offesa alla morale pubblica e non un'offesa alla persona. Sono cose che oggi sembrano incredibili, eppure allora erano così. Quindi io direi che dal punto di vista legale le donne hanno guadagnato moltissimo. Adesso sto parlando dell'Italia, comunque dell'Europa. Dal punto di vista della psicologia e quindi del cambio dei rapporti e del comportamento e della divisione dei compiti, non è così facile come cambiare una legge. Cambiare una mentalità è molto più difficile, perché ci sono radici lontanissime, abitudini mentali, privilegi che si tolgono, perché ricordiamo che ogni conquista intacca dei privilegi. Uno, perché tutti dicono, noi siamo tutti per la libertà, no? Tutti inneggiano la libertà, ma quando questa libertà tocca qualche privilegio tuo, che sia sociale, che sia erotico, che sia economico, vedi che lì allora non sei più d'accordo sulla libertà. Quindi quando le donne chiedono una maggiore autonomia, una maggiore libertà e toccano dei privilegi maschili, tradizionali, patriarcali, e molti non sono d'accordo, non sono d'accordo, non l'accettano. Per me il femminicidio è questo: nel momento in cui una donna dimostra una sua autonomia, l'uomo che identifica la propria virilità con il possesso si sente venire meno, dice: come? Io l'amo, quella è mia, mia moglie è mia, non può essere. E allora può diventare, parlo di alcuni uomini che sono i più deboli, più fragili, più spaventati, più impauriti, è sempre una cosa culturale, non ha niente a che vedere con la biologia. Un uomo di questo genere entra in una crisi talmente grave che può trasformarsi anche in un assassino. La cronaca purtroppo ci racconta quotidianamente questa storia. Quindi noi siamo in un momento in cui, appunto, le ideologie non ci sono più, abbiamo delle buone leggi, però c'è stato un po' un regresso, perché forse abbiamo lì sbagliato, non abbiamo saputo raccontare la storia di queste conquiste, per cui le ragazze di oggi sono molto determinate, sono brave, sono coraggiose, però pensano che hanno dei diritti che sono sempre stati là, cioè loro li considerano diritti acquisiti,
Invece guardate che i diritti si possono perdere. Non è che i diritti sono per sempre. È una lotta continua, perché i diritti si possono perdere. E sto parlando anche di diritti maschili, sociali, il diritto alla libertà di parola. Pensate a cosa è successo in Turchia, un paese che io conosco abbastanza bene, che mi hanno tradotto dei miei libri, sono andata varie volte. C'era una società turca attiva, moderna, ma come noi, insomma, voglio dire, c'erano tutte delle donne straordinarie, tutte le professioni, tutta un'università che funzionava con le... Beh, oggi se uno pensa con la sua testa viene messo in galera. Questo è successo negli ultimi tempi, non è che era così prima. Quindi i diritti si possono perdere, questo deve essere consapevole, tutti dobbiamo essere consapevoli che i diritti si possono perdere. Ora, le ragazze, le scuole, io vedo spessissimo nelle scuole, non voglio sentir parlare del femminismo, e va bene, è una parola forse ormai vecchia, va bene, però quando poi parlo con loro le sento molto determinate. Però appunto l'unica cosa che non sanno, perché pensano che questi diritti sono per sempre, e che invece bisogna sapere da dove vengono questi diritti, come sono stati conquistati, per difenderli, per difenderli. Questa è l'unica cosa che attribuisco soprattutto alle giovani generazioni, di non difendere abbastanza i propri diritti, di pensare che siano lì per sempre, e non è così, non è così. Stiamo assistendo in questo momento, in tutto il mondo, in tutto il mondo, non soltanto in Italia, ha un regresso, ha un regresso dovuto alla crisi economica, poi al movimento dei popoli, ci sono tante ragioni, però c'è una paura che sta strisciando nel mondo, per cui la gente chiude le porte, chiude le finestre, vuole mettere i muri, vuole, e si torna a quella forma di, guardate che tutti i razzismi, tutti i fascismi nascono dalla chiusura, dalla mancanza di rapporti e di scambi, e questo è il pericolo. Quando si cominciano a chiudere le porte e a creare nuove frontiere, a chiudere frontiere, si va verso la guerra, si va verso l'odio, si va verso lo scontro. L'ultima guerra è nata così, per questo dico bisogna stare attenti a questa regressione che è mondiale, non è soltanto da noi, è mondiale, dappertutto c'è, però bisogna resistere, bisogna insomma in qualche modo reagire, altrimenti appunto si va verso un individualismo sfrenato, una chiusura di tutte le porte e le finestre, e le barriere, si alzano le barriere, però da lì non nasce niente di buono, perché la pace è basata sullo scambio, la pace è basata sullo scambio. Nel momento in cui l'Europa si scambia i prodotti, si scambia le idee, si scambia le persone. Una cosa bellissima è stata il, come si chiama? Erasmus. Erasmus è una delle cose più belle che siano state, tutti i giovani di tutto il mondo che girano, si parlano, si incontrano, si scambiano, vanno da un paese all'altro, eccetera. Questa è una delle cose più belle che ha creato l'Europa. Ma nel momento che chiudi le frontiere, che torni indietro, è finito. È finito lì, e tutte le guerre nascono dalle chiusure e non dallo scambio. Per cui io direi che appunto questo non riguarda solo le donne, però l'allarme viene quando senti che anche l'atteggiamento verso le donne si sta tornando indietro e c'è una forma di regresso anche nei guardi. Grazie. Allora, perché non scusa Dacia, vorrei anche chiederti un'altra cosa, questo per quanto riguarda la scrittura. E le giornaliste che si riconoscono in Giulia hanno lanciato questa nuova, diciamo, qualcuno dice declinazione, ma diciamo una rivisitazione dei sostantivi che riguardano le attività al femminile. Quindi cosa ne pensi? Ecco, ritornando al linguaggio, tu cosa ne pensi? Chiudo qui, grazie. Ma il linguaggio è profondamente sessista. Se voi pensate che la parola uomo comprende anche la donna,
e la parola donna no, già siamo là. Oppure se in una stanza ci sono 99 donne e un uomo, il si regola al maschile, quindi si coniuga al maschile, quindi evidentemente la grammatica è profondamente misogina. Però non è che uno può togliere la grammatica, cambiare alcune regole della grammatica, però si può cercare un po' di, perlomeno di identificare il femminile, non di farlo perdere dentro il maschile. Quindi quando si dice presidenta o che ne so, architetta, ingegnera, professora, eccetera eccetera, secondo me è una cosa giusta, perché semplicemente si vuole distinguere. Si vuole distinguere il fatto che è una donna, non trovo niente di, cioè non si vuole sparire dentro un genere maschile linguistico che deve comprendere anche le donne, perché per cui secondo me è giusto usare, anche se ci stona un po', vigilessa, sindaca, vabbè, però appunto, io mi ricordo che conoscevo un architetto importantissimo a Milano che mi raccontava che telefonavano e dicevano vorrei parlare con l'architetto. Sono io, diceva lei, no, non la segretaria, l'architetto. Ancora, perché l'architetto, però, e pensate alla parola maestro, che maestro maschile è molto prestigioso, vuol dire direttore d'orchestra, vuol dire maestro di pensiero, di parola. La maestra è una che va dai bambini, insomma, diciamo così, si scende subito. Quindi c'è molta, molta misoginia nel linguaggio, però appunto non è che si può pretendere di sradicare completamente, però alcune correzioni si possono fare. Io per esempio non dico mai l'uomo per dire l'essere umano, dico essere umano, certo, perché è l'essere umano, è sia maschile che femminile. Invece uno dice l'uomo, e se vedete ci sono tante, non so, scienziati che parlano, dicono l'uomo, a un certo punto non si capisce bene se si parla proprio dell'uomo, dell'essere maschile, oppure se si parla dell'essere in generale. E certe volte si confonde, si finisce per considerare l'unico soggetto storico importante l'uomo. D'altronde, che io so che qui ci sono molti cristiani, pensare che c'è una Trinità senza una parte femminile è un po' grave. Io credo che Gesù Cristo, che per me è stato il più grande, io considero da laica Gesù Cristo il più grande rivoluzionario della tutta la storia, che ha cambiato veramente il più grande rivoluzionario di tutta la storia. Però la Chiesa poi l'ha smentito, si è rimangiato tutto, perché la Chiesa nel momento che diventa un impero fa il suo esercito, va a fare le guerre, ha le sue prigioni, usa la tortura, eccetera eccetera. Ma Cristo non avrebbe mai sopportato, mai accettato né le guerre, né la tortura, né la prigione, né quella intolleranza che purtroppo si è dimostrata con la Chiesa, no? E devo dire che anche nei riguardi delle donne Gesù Cristo è stato straordinario. Se pensate che al momento in cui lui risorge, si rivolge a tre donne che sono lì e dice andate a dire ai discepoli che io sono risorto. Aspettate, perché uno dice vabbè, erano tre donne, stavano lì. Quindi, no, perché allora le donne non avevano il diritto di testimonianza, non erano credibili, non potevano testimoniare davanti a un giudizio, a un tribunale. Non avevano il diritto, erano considerate minorenni a vita. Quindi che Gesù Cristo le faccia testimoni è una cosa, è una grandissima rivoluzione, è una cosa importantissima. Quindi ricordiamoci queste cose, che poi la Chiesa si è rimangiata tutto, poi San Paolo ha detto le cose terribili sulle donne e perfino Sant'Ambrogio, tutti i santi, Sant'Agostino, che io consideravo un amico delle donne. Poi c'è una madre, Monica, che era una donna straordinaria, libera, eccetera, eccetera. Perfino lui, se uno va a vedere quello che ha scritto delle donne, Sant'Agostino, rimane di stucco. Le donne nascono da un seme minore, un seme quasi marcio, e poi quindi sono da considerarsi inferiori. Questo Sant'Agostino lo scrive, quindi
i padri della Chiesa purtroppo sì, dal punto di vista delle donne purtroppo sì. Quindi le donne spesso hanno introiettato questi valori. Infatti molte donne si considerano dentro di sé, quando uno dice ma perché si fa trattare male, ma perché si fa picchiare senza mai denunciare, perché molte donne hanno introiettato il senso di colpa, dice se siamo stati la causa della cacciata dal paradiso. Guarda che questo per millenni la Chiesa l'ha attribuito alle donne, non è che ci si libera così facilmente di una storia misogina. Quindi, però ricordiamoci che nella Chiesa ci sono queste due posizioni e San Francesco è uno, non a caso il Papa oggi si chiama Francesco, San Francesco è uno che ha combattuto contro la Chiesa, ha combattuto contro la Chiesa, e se lui non fosse stato così popolare probabilmente sarebbe stato accusato di eresia, come Chiara d'Assisi, la stessa cosa, anche lei combatteva contro la Chiesa, cioè contro l'istituzione della Chiesa, essendo profondamente cristiana. E la Chiesa, appena lei è morta, ha stracciato tutti i suoi testamenti ed è tornata a quello che era. Insomma. Quindi questo rapporto tra la Chiesa come istituzione, spesso imperialistica, e invece il pensiero di Cristo, che è molto importante. Io l'ho capito scrivendo questo libro su Chiara d'Assisi quanto è stato importante. Noi non saremmo quello che siamo, cioè un paese come il nostro, insomma, che ha appunto delle cose molto belle come il volontariato, tante cose che riguardano il sociale, se non ci fossero state persone come San Francesco, come Chiara d'Assisi. Insomma. Visto che abbiamo toccato questo argomento, ci sono delle persone anche del movimento di Rinascita Cristiana, c'è qualcuno che vuole intervenire? Poi Sara vuole fare anche una domanda. Vieni Sara. Grazie. Allora, io ho letto il libro un mesetto fa e mi aggancio adesso a quello che tu hai detto del cristianesimo, perché sono stata molto attirata, non voglio raccontare il libro perché non voglio farvi perdere il gusto di questo bellissimo romanzo, no? Però le cose non bisogna dirle fino in fondo, ma c'è la gestione del dolore alla fine, cioè la responsabilità, la consapevolezza, la crescita di queste tre donne avviene attraverso il dolore, però non avviene attraverso la disperazione. Questa è una cosa bellissima, guarda Dacia, io te ne sono talmente grata, perché noi ci viviamo un cattolicesimo, io perciò voglio intervenire adesso, in cui la sofferenza diventa l'unica strada per l'evoluzione. Non è vero, per piacere, non è vero. Anche il dolore serve, purtroppo la vita è dolore, però viene affrontato con una serenità di fondo, con una accettazione e con una dignità, sì, non ci si dispera, si trova la risorse, niente, ce la faremo. Grazie. Grazie Sara, che ha fatto una bellissima testimonianza, io sono perfettamente d'accordo Sara con te. Credo che appunto la fede deve essere una cosa gioiosa, non una cosa triste, mugugnosa e sacrificale. Credo che è veramente importante che sia una cosa gioiosa. Allora, io in effetti mi mantengo sullo stesso tema, perché le parole della nostra ospite hanno ispirato anche a me la stessa ciò che già stiamo dicendo. In effetti per troppi anni forse la fede è stata vissuta in una maniera triste, e non è da moltissimi anni, infatti questo dicevo nella riunione della scorsa settimana con le mie amiche, che prima del Concilio Vaticano II, voi sapete abbiamo parlato di 68, ma in effetti il Concilio Vaticano II è il 68 della Chiesa, se vogliamo, ecco, in quel periodo ha messo le nostre
insomma, le mamme, le nonne andavano col velo nero e con la testa sempre abbassata, ed era una celebrazione che magari tante di loro manco capivano. Voi sapete, si parlava il latino e non tutti conoscevano il latino. Mia nonna diceva il rosario in una maniera talmente, quando poi ho imparato il latino ho capito, in una maniera talmente veloce che le parole non erano neanche quelle del rosario stesso. E niente, quindi voglio dire, la chiesa di oggi, ecco, Papa Francesco forse è il volto nuovo della chiesa, è la piega che vorrebbe prendere la chiesa oggi per tanti di noi, non per tutti purtroppo, ma per tanti sicuramente. Una chiesa gioiosa, una chiesa che pensa agli ultimi, una chiesa che non mira al potere, ed è una chiesa per le persone, un po' come i libri di Dacia Maraini, che sono di persone comuni, non parlano di persone famose, ma parlano dei dolori, dei dispiaceri della vita comune. Ecco, quindi è bellissimo il fatto del dolore che li accomuna, è bellissimo anche il filo conduttore che è l'amore, un amore condotto in modo diverso in base all'età delle nostre donne, delle nostre tre donne. E quindi voglio dire, anche il dolore oggi, certamente, se credi in Dio, è un dolore visto. Ecco, Pasqua è appena terminata, voglio dire, per chi non crede nella Pasqua è il dolore fino a se stesso, ma chi crede nella Pasqua il dolore non si ferma lì, perché c'è vita dopo. Bravo. Altre domande? Altre curiosità? Allora, buonasera, sono Cristina. Allora, torno al romanzo, lascio la cristianità agli altri. Queste tre donne, tre generazioni, più o meno distanti 20 anni da ognuno, lei che è della quarta generazione, quanto è difficile o quanto è stato difficile riuscire a inquadrarli nel romanzo, pur facendo parte di un'altra generazione ancora? Cioè, io ho 53 anni, le mie figlie sono sotto ai 20, ho difficoltà io. Mi immagino lei, la sua età è nota, pubblica, la sua biografia è pubblica, a inquadrare la generazione precedente e quella ancora, quella delle mie figlie. Beh, lo scrittore, la scrittrice in questo caso, deve lavorare l'immaginazione e deve avere la capacità di identificarsi, di capire anche persone che... Quando ho scritto Mariano Cria parlavo del Settecento, quindi di una lontananza enorme, eppure in qualche modo mi sono calata dopo 5 anni di studi, di indagini, di letture, di apprendimenti, però mi sono calata in quel mondo. Addirittura Chiara d'Assisi si parla del 1200, perciò credo che lo scrittore o la scrittrice debba lavorare l'immaginazione, e se ha una immaginazione abbastanza sviluppata riesce a captare quello che sono le diverse mentalità, ma sempre rimanendo se stessa. Poi non c'è un'identificazione totale, però io credo che poi l'essere umano, per fortuna, sì, ci sono i cambiamenti, lei dice io mia figlia non la capisco, però guardi che l'essere umano è sempre quello, se no noi non potremmo leggere Omero, non potremmo leggere un libro che è stato scritto nel 200, nel 300, nel 400, nel 500, invece lo capiamo, perché abbiamo in comune appunto una certa quantità di capacità di mettersi in rapporto col mondo, di pensiero, di sentimenti, eccetera. Allora, ci sono molti cambiamenti, ma alla base c'è l'essere umano. E io credo che l'essere umano poi, di fronte alle cose elementari, come l'amore, il tradimento, la gelosia, la generosità, eccetera, poi alla fine, insomma, ecco, infatti queste tre donne, che sembrano così diverse, che sono diverse, per mentalità, per cultura, eccetera, poi alla fine appunto il dolore, come diceva benissimo quella amica Sara, e alla fine attraverso il dolore prendono consapevolezza e in fondo poi finiscono
per assomigliarsi di più, nonostante l'età diversa, proprio perché il dolore in qualche modo è formativo, a meno che uno non lo prenda talmente male che diventa semplicemente una maledizione, ma se no il dolore è formativo. Se c'è un'altra domanda poi ci fermeremo per un solo motivo, perché penso che ci siano molti testi da firmare, e già che Dacia deve andare via fra non molto perché deve raggiungere Nola, quindi se no, penso che poi dopo ci dovremmo fermare. Allora, buonasera, sono Angela e volevo chiederti due cose rapidissime, però allora, cosa ne pensi se per raggiungere la parità tra i sessi si lavorasse sulle differenze piuttosto che sulle uguaglianze? E poi cosa possiamo fare noi donne a far capire, e noi donne che l'abbiamo in certo senso capito, cosa possiamo fare per fare in modo che anche le altre donne capiscano che le differenze, la consapevolezza deve partire dalla mente delle donne. I cambiamenti secondo me partono dalle donne, non possiamo aspettarci, come dicevi tu, come ci hai insegnato per anni, che siano gli altri che hanno una vita con privilegi a farci capire come dobbiamo fare. Grazie. Grazie a Cristina. Dunque, Angela. Allora, io direi che però lavorare sulle differenze va benissimo, perché bisogna riflettere sulle differenze, però bisogna essere ben chiari, ben consapevoli che le differenze sono storiche, perché guarda che quando si parte a parlare della biologia si va subito al razzismo, siamo d'accordo, perché le differenze tra gli esseri umani sono storiche, culturali. E ricordiamoci quello che diceva Simone de Beauvoir, no? Donne si diventa, non si nasce. Quindi c'è una, i bambini prima dei 2 anni, c'è un bellissimo libro di Elena Giannini Belotti dalla parte delle bambine, cui dice prima dei 2 anni i bambini sono uguali, non c'è questa differenza, non c'è, lei le ha osservati, le ha lavorato con loro, cioè, ai 2 anni già sono formati, perché c'è una società che impone una differenza di compiti, che già dice alle ragazzine, alle bambine, lei lo descrive benissimo, dice per conquistare devi sorridere, devi sedurre, questo viene insegnato alle bambine, devi servire, e ai bambini devi battere il pugno sul tavolo, devi essere più assertivo, quindi già si crea la differenza. Quindi io direi che quello su cui bisogna lavorare è la parità. Cioè bisogna lavorare sulla parità. Che la parità contiene le differenze. Noi, appunto, io per esempio una differenza che io noto molto importante, sempre storica, è che le donne sono state costrette a sublimare più degli uomini. Perché gli uomini sono stati... sì, hanno detto anche a loro che bisogna sublimare, perché l'educazione, la cultura, la religione, l'etica sono strumenti di sublimazione, cioè sublimare, trasformare i nostri istinti aggressivi, prepotenti, egoistici in qualche cosa di buono per la società. Le donne sono state costrette nella storia a sublimare, per cui sono in qualche modo più lontane, per esempio, dal crimine. Se voi andate a vedere le carceri, io ho fatto una indagine sulle carceri italiane da Trieste fino alla Sicilia, e la cosa che più mi colpiva era il fatto che le carceri delle donne erano vuote, c'era pochissima gente, pochissime donne, invece le carceri maschili sono così. Beh, allora che cosa vuol dire? Che gli uomini sono più portati al crimine? Io non credo, io credo che non biologicamente, ma effettivamente è una società che prima gli dice non uccidere, però quando te lo dico io vai in guerra e uccidi, e già c'è una contraddizione, no? Quindi ci sono tante cose. Allora lì lavorare sulla parità
Io credo che l'unico modo per la parità dei diritti, che vale anche sulle differenze sociali, ecco, diciamo la verità, perché non c'è soltanto la differenza di sesso, sono le differenze sociali, cioè i ricchi che hanno tutti, si vogliono prendere tutti i diritti, e i poveri che rimangono senza diritti, oltre alla questione sessuale o di genere. E quindi lì bisogna in qualche modo combattere per la parità. Parità vuol dire tutti, tutti, non c'è differenza. Tutti gli esseri umani sono uguali, si parte da questo. Poi si lavora sulle differenze, ma la parità vuol dire diritti e doveri, perché non sono solo i diritti, sono anche i doveri. E credo che era questa la domanda. Sì, hai ragione, hai detto, lei giustamente diceva, ognuno si batte per i suoi diritti, naturalmente. Quindi le donne non devono aspettarsi che siano gli altri a regalare, a concedere i diritti vanno conquistati. Tutti, i contadini, gli operai, e i poveri, insomma, chi, i studenti, i diritti si vanno conquistati da sé, perché nessuno te li regala. Buonasera, sono Pina. Volevo tornare al libro che ho letto. Io naturalmente ho amato Maria, mi sentivo, anche se l'età non è la stessa, è più della nonna, e anche per gli attacchi di una figlia adolescente della stessa età, e quindi l'ho molto amata e l'ho molto compresa. Volevo dire, nonostante queste tre donne alla fine nei loro scritti si rintuzzino, no? Perché hanno sempre qualcosa da dire dell'altra, non si trovano meno, però alla fine l'una dipende dall'altra, proprio anche nella vita, proprio per tirare avanti, no? L'una lavora, l'altra fa il suo, e la ragazza insomma fa il suo perché va a scuola, quindi così. E volevo dire, nel momento in cui ci sono diverse figure di uomini, ma nel momento in cui una di queste, che viene presentata, François intendo, il francese, che è bellissimo, muscoloso, elegante, colto, quindi diciamo che l'uomo che è dei sogni, no? Si presenta, si concretizza, non è più virtuale, quindi entra nella vita di queste tre donne, scompagina tutto, ma soprattutto inganna, tradisce. Quindi l'ho visto alla fine, da figura positiva diventa una figura negativa. Questo volevo dire, cioè facilmente, no? L'uomo quando entra, poi dopo delude, no? Le aspettative, e nella vita delle donne crea problemi, per non dire poi grossi guai in questo caso. E poi scordare nel momento in cui scordare, no? Sì, però appunto non vorrei generalizzare, perché appunto, per esempio, nell'altro libro che ho, perché in questo libro mi ha detto, ah, ma l'uomo è visto così così. E io ho detto, ma guardate che nell'uomo, prima sono stata rimproverata nell'altro libro, perché invece dice, come protagonista maschile, visto positivo, le altre donne invece no. Sono storie, ci sono storie, la vita è così, ci sono degli uomini che si comportano male e degli uomini che si comportano bene. In questo caso, però, François, come ho detto, lui non crede che questo sia una cosa così grave, non ci crede, pensa che sia una piccola distrazione. Spesso gli uomini pensano che il tradimento sia una cosa poco importante, perché loro forse danno meno importanza all'eros. E invece un rapporto può essere rovinato da un tradimento, no? Quindi bisogna almeno avere una chiarezza di rapporti, questo sì, stabilire fino a che punto ci si può ingannare o non ingannare, o comunque essere liberi. Questa è una cosa che va stabilita nel rapporto, e lui questo tradisce, ma perché anche questo fa parte della storia. C'è un'antica tradizione per cui l'uomo è stato abituato a considerare il tradimento meno importante, meno grave di quello che succede per una donna, anche perché le donne potevano rimanere incinta, e quindi in una società patriarcale basata sulla proprietà privata era importantissimo che si sapesse con precisione che quello era il figlio di quel marito e non di un uomo qualsiasi. Quindi la verginità e la maternità certa appartengono alla nostra cultura. Guardate che in altri paesi non è così.
In Africa, in certe zone dell'Africa, per esempio, una donna è valutata in quanto sa fare figli. Quindi la virginità non conta nulla, anzi, è considerata una cosa spregevole. La donna è veramente donna, è considerata importante e di grande valore quando ha dimostrato di saper fare figli e ne deve fare tanti. E adesso qui è tutto rovesciato, tutto il contrario. Quindi anche il concetto dell'amore, il concetto della maternità, il concetto del matrimonio, il concetto della fedeltà sono prodotti storici che cambiano secondo la storia. Per questo anche il concetto di femminilità, che qualcuno prima, facendomi un'intervista, una ragazza mi diceva: ma lei non pensa che la femminilità venga sacrificata? Ho detto: ma chi ha stabilito che cos'è la femminilità? E chi l'ha stabilito? Di solito l'hanno stabilito, naturalmente, chi aveva in mano il potere dell'espressione, di scrivere libri, di scrivere saggi, di decidere le leggi. Perciò io direi che la femminilità è una cosa, anche quella è una convenzione. Quindi bisogna ricominciare da capo e capire noi donne che cosa vogliamo intendere per femminilità, però certamente non partendo dal concetto tradizionale della femminilità, perché è un concetto costruito dal più che dal maschio, da una società patriarcale in cui il valore era maschile. Allora, io credo che così possiamo chiudere. Per chi è di Castellammare, ricordo che fra poco al Teatro Carol ci sarà anche un magnifico concerto per chi voglia chiudere la serata verso le 10.